perché penso che poi, da quello che anche emerge, penso che un primo punto probabilmente di accesso prima di arrivare a un eventuale incubatore potrebbe essere, chiamiamola, una sorta di porta di agenzia per l'ambiente sostenibile, per la sostenibilità che ha magari rispetto a un territorio, un luogo specifico che si relaziona con frequenza rispetto a quel territorio, proprio per come dire, evitare, non so, criticità anche in termini di costruzione, per cui avere un punto di accesso che smista su altre realtà che hanno competenze specifiche. Una di queste competenze specifiche è che ha fatto anche della densità. Questo ci insegnano anche poi all'estero, quando ovviamente la ricerca viene fatta la ricerca su determinati ambienti, specialmente sulla sostenibilità, è fatta su montagne importanti, per cui abbiamo città, vere e proprie città, regioni che sono dedicate ai campus, grandi come regioni, che sono i campus della ricerca, che si occupano in modo specifico di incubare, di lavorare su determinati temi. Noi ci dimentichiamo sempre, perché anche poi Venezia la vediamo. Il Veneto vede sempre Venezia come qualcos'altro rispetto al Veneto, per cui è abbastanza curioso, no? Non sembra neanche Veneto, Venezia non sembra neanche appartenere al territorio per alcuni aspetti, però il parco scientifico del Vega è il più grande parco tecnologico scientifico italiano. E per cui è stata fatta una scelta di avere al proprio interno centinaia di realtà, perché queste centinaia di realtà, con taglie anche diverse tra di loro, possono permettere la vita di un ecosistema di scambio continuo anche nella diversità tipologica. Per quello che appunto mi spiace che non sia venuto Michele Vanello, ringraziamo invece Dario Bo che ci ha raggiunto per problemi, per motivi personali, che però ha domandato a Gabriella Chiellino appunto di illustrare uno dei progetti del Vega, che mi consiglio comunque di andarlo a vedere, perché ci sono stati un sacco di pregiudizi ovviamente negli anni che sono montati sul tema del Vega, perché è abbastanza impressionante vedere appunto nella frammentazione territoriale, vedere un luogo che ha quella taglia e che si occupa in modo specifico di un tema specifico, e che per cui riesce ad avere anche un laboratorio interno nel valore di 15 milioni di euro a servizio di una comunità molto più ampia, e non avrebbe mai potuto farlo se fosse il piccolo laboratorio, se fosse il piccolo centro di Belluno, di Rovigo o di Vicenza o di qualsiasi altra taglia troppo, troppo piccola. Perché domando invece a Gabriella, che voleva illustrare questo progetto Pandoro, visto che è un'incubata da tanti anni, come lo è anche il consorzio, perché sono due elementi, ma penso siano 150 forse le Sì, realtà. adesso girano 2.000 persone. E arrivano 2.000 persone ogni giorno, per quello serve la paura, no? Rispetto a, probabilmente girano nelle zone industriali di questo territorio, girano migliaia e migliaia di persone, la paura è sempre quella di creare dei luoghi che possono essere simbolici, ma che devono avere necessariamente anche un traffic store, come dire, no? Si dice, cioè, come nei negozi, qualcuno che davanti a quella bottega ci passi e possa entrare, possa interagire, ci sia una massa critica di soggetti che si occupano, che hanno un interesse sullo stesso argomento. Grazie. Beh, innanzitutto, già che siamo anche noi abbastanza innovativi, avevo anche un video perché Michele Vianello stasera si scusa, ci eravamo anche attrezzati. Ma no, ma non mi sembra, perché è così, è quasi più intimo parlarci come una tavola rotonda. Allora, innanzitutto il parco scientifico Vega, per chi non sapesse, ha sede a Marghera, per cui è quel parco che trovate prima di arrivare sul ponte che porta proprio a Venezia, centro storico. È nato come incubatore sostenibile perché è nato da un'area dismessa di Marghera, per cui è una di quelle ultime edilizie cresciute e sviluppate grazie ai contributi europei, perché se voi entrate c'è una mega targa in cui c'è scritto: questo parco nasce grazie a fondi europei dell'area obiettivo, e nasce su un'area che era contaminata, per cui tutti i giardini che voi vedete dalla strada ad altezze di 4-5 metri, quelle grandi vasche, sono le discariche dove ci sono all'interno i terreni raccolti, insomma, bonificati, diciamo, dall'area che era ovviamente contaminata.
Alcuni terreni sono stati smaltiti e trattati all'interno dell'area e altri sono all'interno di queste vasche che sono monitorate, controllate tutto. Per cui il progetto iniziale era di sviluppare un edificio sostenibile nel campo proprio ambientale da un'area contaminata. Oggi però quelle grandi edifici che vedete, a molte open space, quindi aree aperte all'interno, aveva un consumo energetico, ha un consumo energetico incredibile, per cui il momento economico ha fatto sì che si arrivasse anche all'efficienza energetica, anche per questioni, dico io, economiche. Molte volte ovviamente l'ambiente è collegato anche a valori economici, e oggi se venite vedete che sui tetti stanno installando il fotovoltaico, ci sono dei progetti interni di saving sull'impiantistica, per cui spero che diventerà ancora più sostenibile proprio dal punto di vista impiantistico ambientale. E poi è un incubatore, perché io avevo un sogno quando ho avviato la mia società, perché avevo iniziato anche a lavorare all'università, di entrare in questo incubatore. Avevo proprio voglia di entrare dentro il Parco Vega, perché vedevo quasi, forse come diceva anche Dario, no? Un'area di sì, familiare, perché c'erano altre aziende, ma proprio quasi di protezione, no? Perché c'erano altre situazioni come me che partivano. Questo sogno è diventato realtà, però per me è stato non solo proprio un incubatore, cioè uno spazio fisico, ma è stato uno spazio di relazioni. Queste relazioni posso dire che mi hanno aiutato a fare innovazione nella mia azienda. Noi ci occupiamo di progetti ambientali ed energetici per aziende ed enti pubblici, ma a creare sempre nuovi servizi, nuovi progetti e nuove idee dal confronto, dal brainstorming. Prima di arrivare al progetto Pandora, già che c'è Dario qui al tavolo, noi abbiamo iniziato a lavorare insieme anche su un progetto della regione Veneto, che è stato poi finanziato a livello di comunità europea, ad un valore interessante, e sapete, ci sono qui assessori, sindaci, cos'è la valutazione ambientale strategica. Dario, loro sono molto bravi nei modelli di supporto alle decisioni, quindi abbiamo sviluppato dei modelli per tutta l'area di bonifica di Marghera. Noi siamo bravi negli indicatori territoriali, nell'utilizzo del GIS, nelle questioni ambientali, unendo le competenze poi anche con l'università, sempre su tematismi ambientali. Abbiamo vinto questo progetto, abbiamo sviluppato il primo software di valutazione di supporto alle decisioni per gli amministratori sotto i comuni sotto i 5.000 abitanti, proprio per lo sviluppo della VAS, che è stato il primo progetto innovativo regionale. Poi per questioni politiche poteva essere sviluppato ulteriormente, però i cambi tante volte non aiutano a questo. Però abbiamo creato insieme qualcosa di nuovo che ha alleggerito, e poi anche con la regione, che ovviamente ha fatto i famosi file Excel con tutti gli indicatori che sicuramente alcuni di voi conoscono, vengono da questo progetto. Per cui un incontro che ha creato valore e lavoro, perché abbiamo preso anche soldini finanziari. E ovviamente c'era prima l'idea, condivido, prima l'idea, poi è arrivato il resto. Pandora cos'è? È un'altra idea nata dal brainstorming. All'interno del Vega ci sono studi di ingegneria, di progettazione, ci sono competenze energetiche, competenze sull'IT, ambientali come la mia azienda, e abbiamo scoperto che Parco Vega non aveva sviluppato un'area come metri cubi. Per cui alla fine del Vega, che ha una struttura così particolare come layout, potevamo fare un edificio di 7 piani. Questo l'abbiamo scoperto forse ancora quando il mercato immobiliare girava parecchio, per cui era una risorsa non indifferente riuscire a fare un edificio e quindi ad aumentare la possibilità di questo incubatore di ricevere aziende. Però quando l'abbiamo scoperto, questo grazie anche al direttore Michele Vianello, abbiamo detto: ma perché facciamo una roba così normale? Facciamo un edificio che respira, il nome è Pandora. Chi di voi ha visto il film Avatar? È nato da lì, perché ovviamente, cioè, le connettività, vogliamo creare un edificio che connetta le persone che ci vivono dentro, e quindi il concetto di smart city, città intelligente, quindi connetterci col territorio. E abbiamo
sognato in grande. Ci siamo messi parecchi pomeriggi chiusi, ognuno con le proprie specializzazioni impiantistiche, edilizie, ripeto, ambientali, energetiche, del verde, dell'acqua, delle emissioni, del calore, eccetera. E è venuto fuori un'idea innovativa che abbiamo condiviso perché abbiamo continuato a sognare in grande col MIT di Boston, per cui abbiamo fatto un viaggio tutti insieme a Boston, lo conoscete per Harvard, a Boston c'è anche il Massachusetts Institute for Technology, e abbiamo visto che la nostra idea era non innovativa di più. E abbiamo fatto una partnership con Boston per la parte sensoriale dell'edificio e anche di layout interno. E abbiamo adesso il desiderio, è in fase di approvazione esecutiva nel Comune di Venezia, di costruirlo e di invitarvi magari tra 2 anni a visitarlo. E questo Pandora è nato in questo incubatore. Io non avrei mai avuto l'idea di farlo, neanche il progettista, neanche l'impiantista, eccetera. Più teste insieme. Tutte curiose sognatrici, perché comunque per queste cose e con le competenze, altra cosa importante, che lo dico sempre in ufficio, le competenze, cioè persone che non sono specializzate, la competenza è la conoscenza, ma anche la voglia di scoprire, la curiosità. Quindi abbiamo unito questi team ben coordinati. Il progetto è venuto fuori, se prendete, io ne ho portati un po', questo è Città Sostenibile all'interno, tra i progetti che abbiamo presentato quest'anno in mostra c'è anche Pandora, è un progetto che penso possa insegnare non solo alla Regione Veneto, ma all'Italia e al mondo, perché c'è anche una componente internazionale, che innovazione si può fare insieme, facendo team, rischiando insieme. E ovviamente, adesso che il progetto c'è e tutto, saremo anche in grado, ne sono certa, di trovare la finanza per costruirlo. Devo dire che ho preso un po' paura quando ha detto il palazzo che respiro, ho detto ah, sarà mica il palazzo della Geox, perché dove è No, no, no. venuto, siccome lui ha fatto il palazzo anche che respira a Dovrei Milano, insegnargli il concetto, però insomma. perché ha semplicemente delle alette che si aprono, probabilmente perché si chiama il palazzo che respira in via Torino, a Milano, però questo dimostra ecco, anche l'esperienza per esempio di questo progetto Pandora come quella del consorzio, che poi in realtà anche in Italia la ricerca continua ad essere fatta, continua ad essere una ricerca che ha una capacità anche di connettività e di riconoscibilità mondo. Ritornando invece a noi, parlando con Luca Pozzolo per procedere anche magari su temi progettuali legati allo spazio di Sant'Orso, a Villa Rossi. Giustamente Luca diceva la dimensione di costruzione di un'ecologia ambientale passa fortemente attraverso la dimensione anche educativa e formativa e laboratoriale, che probabilmente è una delle dimensioni che potrebbero diventare interessanti per uno spazio che ha anche questo fascino, che ha questo anche bacino di relazione di utenti. Beh sì, quando si pensa alla formazione di incubatori si pensa sempre a dei target molto elevati, in realtà dire, si comincia dal basso, si comincia l'educazione a tutti i livelli. Allora volevo descrivere due esperienze diverse che forse possono essere come dire, di riferimento anche per un pensiero. Cioè, la didattica è una funzione molto, molto interessante. Ed è uno dei campi di ricerca avanzata, fare didattica bene, in senso sui temi ambientali è molto complicato spiegare, cioè, l'ecologia è uno degli argomenti di maggior complessità da spiegare soprattutto a dei ragazzi e dei bambini piccoli. Allora, per esempio, c'è a Torino un'esperienza interessante che è il Museo Acomambiente, che è partito, come dire, struttura molto piccola è andata crescendo e oggi è una struttura di altissima efficienza, efficacia, attraverso la quale passano praticamente quasi tutti gli studenti delle scuole elementari e medie di Torino, ne passano più di 50.000 all'anno, che vuol dire che è una cifra enorme perché non si tratta di un museo in cui uno passa, fa una visita ed esce, ma si tratta di un museo che organizza sostanzialmente delle attività laboratoriali, per cui
organizza l'interazione con dei temi legati all'ambiente, al riciclo dei rifiuti, all'impatto ambientale e via dicendo. Questa struttura sta svolgendo un ruolo eccezionale dal punto di vista di base, dell'istruzione di base sui temi ambientali. Il personale è diventato estremamente competente nell'individuare le modalità didattiche per poter porre questi contenuti e sono diventati anche degli ottimi progettisti di display e di exhibit che aiutano a sperimentare in maniera interattiva questo rapporto con l'ambiente. Tant'è che loro stessi progettano per altri e esportano gli exhibit in altri musei scientifici, in altri science centers e hanno anche una, oramai una possibilità di sostenersi facendo addirittura consulenza ad altre strutture didattiche in questo senso. E come dire, la cosa funziona molto bene oggi che i musei di Torino sono in crisi dal punto di vista della sostenibilità perché davvero mancano le risorse per mantenerle. Beh, questo è sicuramente uno di quei musei che come dire, ha la possibilità di reggere grazie a un rapporto di assoluta fiducia e di assoluta autorità con la scuola e con i ragazzi, nel senso che le cose che vengono fatte in quel museo non potrebbero essere fatte da nessun'altra parte, la scuola non sarebbe in grado di produrle e questa integrazione è una risorsa da tutti riconosciuta come molto importante. Voi direte sì, vabbè, ma a Torino, come dire, una struttura che monta una roba del genere, c'è un plesso scolastico molto grande, insomma, se si lavora bene, in qualche modo si è facilitati perché siamo sempre all'interno di un ambiente metropolitano. Non è proprio così. Allora vi faccio un altro esempio che invece è in un paese in montagna, si chiama Venasca, nessuno, credo che nessuno di voi lo conosca, Venasca. Perché è un paese da 200 abitanti, quindi non è proprio un paese, nelle valli del Cuneese. Due diplomati del conservatorio, particolarmente brillanti, due ragazzi, si sono messi in testa di aprire una casa della musica rivolta ai ragazzini, con un'idea molto semplice, che era quella di fare dei percorsi per spiegare in che cosa la musica è differente dai rumori. A dirlo sembra facile, in realtà non è così facile, c'è una grande complessità nel distinguere la musica dal rumore. E allora hanno attrezzato, hanno rimesso insieme con un piccolo finanziamento alla regione europea, hanno rimesso insieme una fabbrica, una piccola fabbrica, l'hanno attrezzata facendo un investimento molto interessante di esperimenti, producendo un cartone animato originale che spiega queste cose e hanno cominciato in questo modo loro stessi investendo un centinaio di migliaia di euro negli exhibit e nelle cose. Hanno avuto un discreto successo fin da subito, si sono messi in rete con altre istituzioni sul territorio, c'è un artigiano che fabbrica arpe distante 30 km, per cui hanno cominciato a portare i bambini a vedere la costruzione delle arpe. C'è a Saluzzo, che è a 40 km, una scuola di perfezionamento musicale dedicata agli ingegneri del suono, alla costruzione di l'ingegneria del suono. Con loro hanno fatto una convenzione e portano i ragazzi a fare il doppiaggio di un cartone animato. In questo posto ci sono altre 3-4 esperienze del genere. La faccio breve, morale della favola: oggi c'hanno 30-40 mila bambini che stanno da 2 a 3 giorni su questo territorio, che vengono da tutte le parti d'Italia. Voi capite, su un territorio così piccolo questa roba qui è una ricchezza anche proprio dal punto di vista dell'impatto economico che fanno, e adesso stanno aprendo una nuova sede a Boves, in un altro comune di vicino, per costruire invece un percorso dentro una vecchia filanda che sono le musiche del mondo e il modo di porgere e di costruire la musica nel mondo. Allora vedete, anche come dire, in un settore che sembra abbastanza, come dire, tradizionale, come quella della didattica nei confronti dei bambini più piccoli, ci sono possibilità di innovazione molto forti.
e con un progetto che riesce effettivamente a intercettare gli interessi, si costruiscono delle operazioni anche economicamente importanti che mantengono in vita, insomma, questi due ragazzi da soli, devo dire, con una capacità imprenditoriale non indifferente, perché comunque hanno investito di loro almeno 200.000 euro su un'impresa di questo tipo, con degli aiuti pubblici, come dire, molto molto risicati, molto, come dire, più una facilitazione che non dei soldi, che erano dei soldi importanti. Allora, l'esempio sta a mostrare che forse un mix anche di attenzioni, scelto il campo ambientale, può essere una direzione interessante per sostenere qua delle risorse che avete, che sono sicuramente eccezionali, non solo questo luogo, ma sicuramente il parco, sicuramente, come dire, i beni che questo comprensorio di comuni possiede. Sì, anche perché in realtà il bacino d'utenza qui è un bacino d'utenza importante. Pensate solo che il plesso scolastico della sola provincia di Vicenza sono 170.000 studenti, per cui stiamo parlando di numeri abbastanza straordinari. Però il consiglio che comunque arriva una trovata da Luca è di concentrarci poi sempre di più con una certa puntualità, visto che è un mondo di community, un mondo di progetti speciali, anche di piccoli, micro progetti, però pensati e sviluppati con grande intelligenza progettuale e puntualità. Gli americani definiscono questa cosa con, semplificano dicendo, no, che siamo nell'epoca in cui ordinary is over, tutto quello che è ordinario è andato per sempre. Per cui un territorio che pensa di replicare, di fare qualcosa che c'è già in altri 80 posti, in altri 100 posti, eccetera, eccetera, insomma, è destinato tendenzialmente a fallire. Questo capita anche per il sistema dell'impresa, capita anche per il sistema ovviamente istituzionale. Qui avete un grande patrimonio storico, artistico, ma soprattutto direi di visione. Cioè questo territorio che giustificherebbe anche un'azione della sostenibilità, perché ha fatto della sostenibilità sociale ed ambientale nell'Ottocento un suo punto di riferimento, un suo punto di vista, e che ha fatto crescere poi in maniera straordinaria questo territorio anche dal punto di vista economico. Forse l'abbia recuperata quella visione che tanti hanno tacciato come paternalistica, eccetera, eccetera, ma è una visione assolutamente straordinaria. Magari ci fossero tanti paternalismi come quelli dell'Ottocento, di questi tempi. Per cui sicuramente recuperare quella visione in questi territori può essere anche un segnale molto forte con i territori, però appunto quello che forse il tavolo sprona a dire è di farlo con un piccolo magari progetto, con un piccolo seme molto preciso, molto puntuale, che nasca quando deve nascere, che però abbia l'ambizione di avere un progetto con una taglia che guarda al territorio nazionale ma non internazionale, per cui che si confronti con le esperienze altre. Io aggiungo, guardate, una piccolissima esperienza in un altro ambito, che è nell'ambito delle attività performative, che è la centrale di FIES a Dro, cioè un piccolo posto che si chiama Dro, sopra Riva del Garda, posto anche quello sfigatissimo, 100 abitanti, non so, 150 abitanti. A un certo punto questo Dario Domadossi, che faceva attività performative, voleva fare teatro sperimentale, dice: o vado io nel mondo o porto il mondo qua. E dice: per portare il mondo là, ovviamente devo fare un progetto di una certa qualità, eccetera. Insomma, negli anni si è fatto dare la centrale dell'Enel. All'interno di questa centrale stupenda dell'Enel ha costruito un progetto di attività performative con le residenze, con il festival, con Dro Sera. Oggi Dro è uno dei più importanti centri europei di teatro performativo in Europa, e per cui la gente prende l'aereo e parte da Parigi, da Londra, da New York per arrivare a Dro. Ed è lo stesso motivo per cui un bambino, un genitore porta a Venasca, porta il suo bambino, ci passa due giorni, come ci passerà nella Filanda con i suoni del mondo, ci passerà due giorni, perché facciamo fare delle esperienze e abbiamo bisogno di esperienze straordinarie, che siano però anche consapevoli e puntuali, che sarà anche il motivo della puntata della prossima settimana, che è sabato prossimo, mentre alle 9.30, sempre qui alla Casa del Custode, ci sarà Costruire le sinergie territoriali a partire dai bisogni del territorio, perché bisogna capire appunto cosa effettivamente questo territorio
cerca, ma forse non solo, perché non necessariamente dobbiamo indirizzare la proposta progettuale, culturale, semplicemente dal bisogno che emerge da un territorio, ma bisogna costruire anche un'offerta che crediamo sia utile per far crescere quel territorio, non semplicemente esaudire o andare a coprire un bisogno del territorio. Per cui ci sarà Paolo Murisatti, che molti di voi penso conoscono, Angelo Cavazzara, Giovanni Franco e Antonio Girardi, tra l'altro della Fondazione Rumore del Centro Produttività per la Comunità del Rumore. Non so se andare a piacere di... se avete piacere, visto che siamo già alle 10:15, perché abbiamo sforato, non so se abbiamo sforato, no, va bene, Paolo mi diceva bene lui. No, se qualcuno ha piacere ovviamente di fare un intervento, di parlare con... Io qua. Bene.